Oggi giornata quindi molto particolare, assai dedicata alla dimensione natura, nel giorno in cui festeggiamo la giornata dell'albero. Non volevamo farci mancare un altro appuntamento molto particolare, quello delle giornate FAI per le scuole. Ne parliamo con Arianna Mascetti, referente FAI per la scuola. Buongiorno Arianna e ben trovata. Buongiorno, grazie per questo invito e per questa opportunità. Grazie a lei, buongiorno. Allora Arianna, andiamo subito al sodo, parlaci di questa bellissima iniziativa che prevede appunto queste visite esclusive per le scuole a cura degli apprendisti ciceroni del FAI, che è la parte che mi interessa di più, mi incuriosisce di più, ti dico la verità. Esatto, allora dal 20 al 25 di novembre in tutta Italia avverrà una grandissima festa di piazza in 200 luoghi, anzi più di 200 luoghi, siamo arrivati a 220 in tutta Italia. Gli apprendisti ciceroni, che sono dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, che vengono formati dai nostri volontari insieme ai loro docenti, cosa faranno? Accompagneranno altri studenti alla scoperta del patrimonio di storia, arte e natura italiano, in un bellissimo progetto di educazione civica, ma anche di educazione tra pari, perché sono gli studenti che accolgono e raccontano i beni culturali ad altri studenti. È molto interessante anche il fatto che ancora nelle nostre scuole, magari i ragazzi nelle scuole di ogni ordine grado, conoscono bene le realtà lontane, ma non sempre quelle vicine, proprio dal punto di vista della storia, ma anche dell'immersione dei luoghi artistici nella natura. Oggi noi vogliamo tenerla sempre in primo piano, anche se sappiamo bene già il concetto di ciceroni ci dice molto proprio anche sulla cultura. Esattamente. Tra l'altro la Puglia è una delle regioni con più partecipazione. Abbiamo ben 50 beni con tantissimi ragazzi, sono più di 7.000 in tutta Italia i ragazzi che poi racconteranno i beni culturali, e sono interessanti anche proprio le tipologie di luoghi che vengono raccontate. Quindi da una parte tutta la parte naturalistica, per esempio abbiamo la Villa Comunale di Trani, ma poi abbiamo effettivamente tante chiese, e questo è interessante perché l'Italia è un po' il paese dei 100 campanili, ma magari tante volte le chiese rimangono un po' come sfondo del nostro paesaggio urbano. Un ragazzino magari va a scuola, vede la chiesa da fuori, ma non è spinto ad entrare, mentre invece attraverso questo progetto noi andiamo a riscoprire le piccole realtà, tantissime chiese, tantissime ville, anche i palazzi municipali, quindi è un modo per riappropriarsi del proprio patrimonio e di scoprire i grandissimi tesori che questo patrimonio può offrirci. No, condivido assolutamente le vostre riflessioni, perché poi tante volte ci dimentichiamo che abitiamo un paese così straordinario, ricchissimo per natura, storia, cultura, e molte volte conosciamo poco le nostre stesse città, per cui l'opera di divulgazione, di coinvolgimento che fate è veramente preziosa. E dal punto di vista della valorizzazione della natura, quali sono stati i casi eclatanti che potremmo citare? Beh, allora, per esempio abbiamo appunto la Villa Comunale di Trani, che è un giardino storico, quindi è possibile scoprire gli elementi storici e artistici che lo contraddistinguono, e poi molti altri beni che appunto il FAI, per esempio, tutela. Questo progetto è un progetto che apre beni che non sono del FAI, quindi sono beni, evidente, magari spesso anche chiusi al pubblico, che vengono proprio valorizzati in questo frangente, in questa settimana. Ma il FAI ha un'ottima conoscenza del patrimonio naturale, proprio perché ha diversi beni che gestisce direttamente e che gestisce appunto nell'ottica di una conservazione, anche con l'occhio verso il futuro, del patrimonio paesaggistico naturale italiano. Cito solamente alcuni esempi, per esempio il Bosco di San Francesco ad Assisi, oppure l'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati. Questi sono proprio beni che sono tutelati e valorizzati dal FAI, sia nella parte naturalistica, ma proprio anche nella parte culturale. Intanto stavamo vedendo scorrere sul nostro schermo tutti i nostri telespettatori
che ci seguono da tutta Italia, isole comprese, stanno vedendo il sito ufficiale FAI, Fondo Ambiente Italiano, un sito molto curato, ricco di contenuti. Oltre l'iniziativa di questa settimana nelle scuole, facevamo cenno prima quando eravamo fuori onda dei fine settimana, dei weekend del FAI ad ottobre, c'è qualcos'altro in programma, Arianna? Allora, prima di tutto do proprio le indicazioni del sito. Allora, per quanto riguarda il mondo scuola, si può fare riferimento a www.faiscuola.it e lì sono raccolte proprio tutte le attività didattiche che noi proponiamo al mondo della scuola. Quindi non solamente le giornate FAI per le scuole, prima citavo due beni del FAI, quindi noi abbiamo dei servizi educativi che in ogni momento dell'anno offrono le loro attività alle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo poi dei concorsi, abbiamo la formazione docenti, ecco, vedo qui agricoltura è il tema dell'anno. Voi avete citato la natura, noi quest'anno parliamo di agricoltura, impariamo dalla terra a curare il paesaggio. FAI è convinto che un paesaggio curato e mantenuto è un paesaggio forte, non è un paesaggio fragile, e quindi tutte queste attività, alcune tra l'altro sono anche gratuite, le trovate proprio tranquillamente al di sopra del nostro sito. Tra l'altro questo è il momento dell'anno in cui ci si può tesserare al FAI, o ci si può tesserare sempre? Ci si può tesserare sempre, ovviamente. Ecco, io mi riferisco sempre soprattutto al mondo della scuola, abbiamo anche una tessera studenti, infatti le giornate FAI per le scuole sono proprio organizzate per le classi che sono diventate amiche FAI, c'è un costo di 38 euro a classe, quindi tutta la classe viene tesserata, si può partecipare alle giornate FAI per le scuole, si può diventare apprendisti ciceroni, si hanno degli sconti nelle gite scolastiche e l'ingresso gratuito in tutti i beni del FAI, l'ingresso personale con la tesserina. Quindi il mio invito è quello di andare oltre sul sito FAI Scuola anche sul sito www.fondambiente.it per trovare tutte le informazioni anche per gli adulti, chiaramente non per le scuole, sul nostro mondo. Comunque ci sono stati tanti adolescenti che mi è capitato di conoscere che con entusiasmo e competenza hanno fatto da guide. Veramente complimenti, perché non penso di aver incontrato solo io gli unici bravi. Chissà quanti ne avranno incontrati. Poi se ci pensi, è un modo anche per non solo per educarli e avvicinarli alla conoscenza e alla tutela del nostro patrimonio, ma anche per responsabilizzare i ragazzi. È naturale, e poi per stanare un po' i loro genitori che spesso, come dicevamo, hanno quella pigrizia di non conoscere quello che hanno vicino. Guarda, è un peccato che non vado più a scuola, perché mi piacerebbe diventare anche a me un apprendista cicerone, sai? E in effetti non pensiamo a questo adesso, perché magari noi non abbiamo vissuto alcune cose a scuola, però nel bene, però anche nel male non ne abbiamo vissute tante, quindi siamo stati fortunati per altro. Arianna, in conclusione, se ci permetti di essere un po', come dire, impiccioni, vorremmo chiederti come ti sei avvicinata tu al FAI, perché percepiamo anche da parte tua tanto entusiasmo oltre che tanta preparazione. Io mi sono avvicinata al FAI come volontaria, formando gli apprendisti ciceroni. Quando ero all'università aiutavo la delegazione di Milano proprio nella formazione di questi ragazzi. Questo progetto mi è piaciuto tantissimo, quindi io sono una storica dell'arte, ho deciso di andare avanti ed occuparmi di didattica, e quindi da sempre mi approccio al mondo della scuola, e quindi da volontaria poi in realtà sono arrivata a lavorare all'ufficio scuola del FAI, coordinando i progetti didattici. Bene, sono contento. Che bel di lavoro fatto... che fa, bella giovinezza, bella età adulta, complimenti. Sono contento di averti fatto questa domanda, perché sei un bellissimo esempio. Mi auguro, ecco, che attraverso il tuo esempio tanti ragazzi, tante ragazze possano seguire anche le tue orme, il tuo esempio. Grazie per questa opportunità di aver potuto raccontare appunto quello che facciamo per il mondo della scuola. Ci segnali sempre cose interessanti e belle, troveremo sempre spazio. Grazie. Assolutamente sì. Restiamo in contatto. Grazie a Arianna Mascetti, referente FAI per la scuola, per questa 12ª edizione delle giornate FAI per le scuole. Quindi seguite
le vicende, le iniziative del FAI sui siti ufficiali di cui vi abbiamo parlato. Noi auguriamo ad Arianna un buon proseguimento di giornata e buon lavoro e restituiamo la linea alla regia.